Il foro romano. Mi dispiace, oggi è giovedì, il foro romano è chiuso. Sei sicuro che è giovedì? Sì. Prova un po' a guardare la data. È vero, non è giovedì oggi. Mi raccomando, se incontrate qualche guardia, acqua in bocca. Acqua in bocca? Se vediamo una guardia, bisogna bere. Come bere? È acqua in bocca. Ma è un modo di dire. Tu con l'acqua in bocca riesci a parlare? No. Che peccato, non c'è un Demostene. Non c'è chi? Quelli che guidano i turisti, con il nome di un oratore. Ah, un cicerone. Te lo faccio io il cicerone. Io la storia di Roma la conosco benissimo. Stai attenta. Cos'è questo? Cos'è? Lo vedi cos'è? Cos'è? Come cos'è? È un aratro. Non senti buoi? Buoi etruschi. È Romolo che sta tracciando un solco. Ah. Ma c'era suo fratello Remo, che era un tipo romantico, e gli disse: perché Romolino, questa città non la chiamiamo Amor? No! Gli disse Romolo, che gli era sempre contrario fin dalla nascita. La chiameremo Roma, e qui nessuno potrà entrare. Ma Remo, che era anche distratto, mise un piede nel solco. Allora Romolo gli saltò addosso e ci fu una lotta tremenda. Non fare così, Remo, non fare così! Aia, che dolore! Ma di chi è quest'altro braccio? Aiuto! Quando litigo con me stesso sono tremendo. A un certo punto Romolo disse: oi ragazzi, qui siamo rimasti senza ragazze. Così prese la biga e partì. Barnaba, non ti vedo più. Barnaba, dove sei? Eccomi qua. Ma cosa fai? Il ratto delle Sabine. E i romani e le Sabine si amarono subito. Ma io non sono una Sabina. Neanch'io sono un romano. Dai, continua a raccontare che mi sto divertendo molto. Cos'è successo dopo? Poi venne la monarchia e i 7 re di Roma. Che non erano 8 perché anche i colli erano 7. Dissero: perché litigare? E si presero un collo a testa. E così i romani marciarono a passo romano. Arrivarono in Francia a passo francese. E quindi in Spagna a passo spagnolo. Ma attorno a loro c'erano certi tipi muscolosi, tutti pelosi. Con una barba così. No, così. No, così. E si dicevano: ma che barba! Tutti vestiti in modo barbaro. Sai, i barbari. Quelli barbuti con la barba. Il capo dei barbari disse: ehi barba, cosa stanno facendo i romani? Stanno sdraiati e con la mano mangiano l'uva. E con l'altra? E con l'altra accarezzano le schiave. Non ridere, con l'altra? Con l'altra suonano la cetra. E con l'altra? Con l'altra bevono fino. Allora hanno tutte le mani occupate, hanno tutte. Tutte! Andiamo! E scesero giù. E così attraversarono le Alpi di qui e di là e fecero crollare l'impero romano. Vedi gli imperi? Basta dargli una spinta. Chiribbio, è meglio che andiamo via.